amici, sono Filippo, benvenuti in questo nuovo vlog. Ho deciso di portarvi con me in qualche giorno, non so se sarà tutta la settimana o qualche giorno, però voglio portarvi un po' con me. Questa è la terza settimana dell'anno e dopo la prima settimana dove mi sono riposato, la seconda in cui ho pianificato, ora iniziamo a tipo fare tutte le cose e essere produttivi. Quest'anno uno dei miei obiettivi principali era iniziare ad allenarmi e a mangiare meglio. Quindi oggi ci alleniamo e cercherò di allenarmi ogni lunedì e giovedì. E io pensavo di dovermi allenare 2 volte a settimana, però mio fratello mi ha appena detto che devo allenarmi 3 volte. Vabbè, mi ha fatto tipo lui tutta una scheda, lasciamolo stare, non lo capirò mai. E devo farlo 3 volte. Quindi ora dovrò riorganizzare tutta la mia vita, perché tutti i miei prossimi 10 anni di vita erano organizzati in funzione di questa cosa. Cioè in realtà in funzione di quando devo lavarmi i capelli, perché dopo mi alleno mi lavo i capelli. Però vabbè, comunque riorganizzeremo tutta la mia vita, penso tipo stasera. Però per ora, oggi ci alleniamo e prendiamo come buona questa cosa. Mi sono fatto la spremuta, amo la spremuta d'arancia. E tipo mentre facevo la intro, cioè volevo tipo berne un goccino e poi iniziare a parlarvi. L'ho bevuta tutta mentre facevo la intro perché è troppo buona. Cioè poi con la cannuccia io mi attacco e la finisco tipo in 3 secondi tutto il bicchiere. Mi avrei tipo 10 litri se potessi, è troppo buona. Mi è appena arrivata la roba. Io sono troppo felice. Io sapevo che doveva arrivarmi questa cosa, ma non l'avevo realizzato. Non so se leggete, non so se ve ne freghi qualcosa in realtà, però un pacco da parte di Lancome. Sono così felice. Cioè non mi pagano né niente, ok? È solo tipo un gift. Però non lo so che Lancome mi abbia notato e mi invii queste cose così fighe. Sono troppo felice. Adesso lo apriamo velocemente qua, bigliettino. Poi dopo faccio le story, tutto professional eccetera. Sapevo già cosa c'era dentro, però sono comunque tipo super excited. Sono 2 sieri Renergy Triple Serum. Cioè sembra un'astronave letteralmente. Cioè non so come spiegarvelo, ma questo, che in realtà ve l'ho spiegato tante volte, è quello che ho sempre voluto fare. E vedere che funziona, vedere che brand come Lancome mi notano, mi rende tanto tanto felice. E con quello che ho sempre voluto fare intendo creare contenuti online in generale, cioè content creator. Come sapete, prima di questo ho avuto tantissimi canali di YouTube, TikTok, ho fatto un sacco di cose che non hanno molto funzionato. Vabbè, ero piccolo, non ero costante eccetera. E adesso finalmente tutto sta funzionando ed è un po' tipo il sogno di me bimbo che diventa realtà. Come ho detto un sacco di volte, per lui era un sogno solo tipo ricevere dei pacchi, e adesso ricevo dei pacchi da Lancome. E non lo sono tanto tanto felice e tanto tanto grato ogni volta che mi arriva ogni cosa. Nulla, adesso vado a fare le story. Ciao amici, sto facendo air oiling, cade tutto, aspettate, non so come mettervi. Poco voglio allenarmi e metto l'olio nei capelli mentre mi alleno, così poi quando finisco di allenarmi posso farmi la doccia, perché appunto è stato in testa per un po'. E nulla, mio fratello mi ha appena mandato tipo gli esercizi che devo fare. Non so se mi riprenderò mentre faccio gli esercizi, perché sono estremamente scoordinato e cioè non mi vergogno a farvi vedere le cose. Però boh, più tardi andrò ad allenarmi. Comunque questo pomeriggio molto soddisfatto, perché sono stato abbastanza produttivo. Sono motivato, cioè nel senso ieri sera, cioè non vedevo l'ora che fosse oggi per allenarmi. A me non è mai successa una roba del genere, perché io sempre ho odiato allenarmi, ok? Però boh, quest'anno voglio essere bravo. E quindi boh, ho un sacco voglia di andare ad allenarmi. A Clean Girl Slick Back Bun, che poi sicuramente tipo nella intro preview del video, no? Dove tipo faccio tutto vedere velocemente che cosa succede nel video. La preview, vabbè, avete capito, cioè se guardate i miei vlog lo sapete. Però tipo del clip in cui faccio tutto il mio slick back bun, e ci sarà tutta tipo la musichetta aesthetic, e sembrerà che sto facendo qualcosa di aesthetic. In realtà sono tipo l'untume. Ho finito di allenarmi, sono stato fin troppo bravo, ho fatto praticamente tutto quello che dovevo fare. Adesso sto prendendo le cose per fare la mia everything shower. Comunque mi sento molto clean girl in questo momento. La devo smettere, non faccio ridere nessuno, se non a me stesso. Ok, dicevo che sono riuscito ad allenarmi, ho fatto praticamente tutto quel che dovevo fare. Adesso sono qui in bagno che sto prendendo le cose che mi servono appunto per fare la mia fantastica doccia. Clean girl, però non so perché, ho deciso di prendere il mio
Ok, appena finito di mangiare, appunto come vi ho fatto vedere, come vi ho detto, mi sono allenato oggi. Poi ho fatto la mia everything shower, poi ora ho mangiato, ho il mio pancino pieno. Nulla, mi sento molto molto clean, molto clean girl, molto clean boy, molto... Sono contento, mi sento proprio bene, mi sento proprio pulito, rigenerato, profumato. Adesso accenderò questa candela che letteralmente sto amando in questi giorni. Ho completato tutta la mia to-do list di oggi e una roba super soddisfacente che adoro fare tipo a fine giornata è strappare la pagina quando è tutta completa e buttarla. Sono tornato da scuola letteralmente in questo momento. Sono le 7:44. Sono molto stanco e ho un mal di schiena incredibile. Non so come mai, in pratica oggi avevamo tipo il test degli addominali e del... Dicevo che avevamo il test degli addominali, vabbè. Mia mamma mi ha chiesto se vado ad assaggiare il chili. Assaggio il chili e torno a raccontarvi. Ah, è buono. Spengo. Molto, poi vuoi spegnere. Ok, chili assaggiato, molto molto buono. Comunque vi dicevo che oggi avevamo tipo il test di addominali e del di pallavolo, ginnastica. Mi è apparito un mal di schiena assurdo, tipo mezz'ora prima di questi test, quindi nulla, sono stato malissimo. Sto iniziando praticamente tutte le clip di questo vlog con questa candela in mano e in questa stanza, ma letteralmente non sto facendo niente in sti giorni. Cioè, oggi cosa ho fatto? In realtà ho fatto varie cose, però non avevo la fotocamera, quindi non le ho registrate. In pratica dopo scuola sono andato a casa di una mia amica per ripassare fisica, cioè mi sgolo per farla capire a tutti e loro non la capiscono, però dopo un'ora e mezzo riusciamo a fare un esercizio e quindi la capiscono, perché io già la so. Però per me così sono super felice di poterli aiutare, di poter aiutare i miei compagni, tutte queste cose qua. Mi è arrivato un pacco strafigo, mi sento troppo clean girl. Mi è arrivato il matcha e tutte le cagate per fare il matcha. Non vedo l'ora sia domani, perché domani pomeriggio me lo faccio assolutamente. Adesso vi faccio un po' un unboxing. È carino, c'è il coso tipo per girare il matcha. Mi stanno chiamando, rispondo dopo. C'è il coso per girare il matcha, poi il coso qua per metterlo. Poi qua c'è il matcha, che non vedo l'ora domani di aprire. Voglio fare tipo un video super estetico dove lo apro, poi ve lo faccio per la prima volta. Quest'altro bricco per girarlo, che letteralmente è tipo quelli per fare il cappuccino scrausi, però è più professional. Cioè, dai. Cioè, perché quelli per il cappuccino di solito sono tutti grossi qua, di plastica. Questo qua è super sleek, super di metallo, super... Cioè, dai. Troppo cool. Mentre mi è venuta voglia di matcha, sono partiti 40 euro, però va bene, ragazzi, l'inflazione e il capitalismo mi uccideranno, devo diventare ricco presto. Oggi ho letteralmente un milione di cose da fare e volevo tipo fare il ragazzo organizzato, alle 3 iniziare subito i compiti. Sono tipo le 4:45, non ho ancora fatto niente. Adesso iniziamo. Ho aperto un pacco qui, adesso vi faccio vedere cosa mi è arrivato, perché... è una scusa buona per non fare i compiti. Surprise, ho anche dovuto pagare tipo 5 euro di dogana. Non sapevo minimamente che cosa fosse, però vabbè, l'ho pagata perché non si sa mai. Due prodotti di skin 1004 il siero, che penso sappiate che ho utilizzato per un sacco di tempo. E nulla, ho perso dell'altro tempo. Dovrei mettermi a studiare effettivamente, perché poi oggi pomeriggio ho tipo un evento alle 5, devo fare il matcha, devo fare una presentazione, devo pubblicare un video importante. Quante ne devo fare? Tra tipo 8 minuti devo essere dentro questo evento online che vi dicevo, però ora mi sono fissato che voglio farmi il matcha. Lo farò male, lo farò di fretta, ma lo facciamo adesso. Ok, momento estetico finito, ho fatto il matcha, non l'ho ancora assaggiato perché ho messo tipo il miele nella cannuccia per metterlo dentro per non sporcare il cucchiaino, solo che era si è incastrato nella cannuccia. Ora risolvo e tra tipo un minuto devo entrare nell'evento online. Devo entrare letteralmente adesso, però dirvi se è venuto bene, letteralmente fondamentale. Allora, non è male,
Però se ho messo troppo latte, poco matcha e il latte è tipo di mucca, ho letto su TikTok che tipo, cioè ho letto su TikTok, ho visto su TikTok che è tipo il latte di mucca, la caseina con gli antiossidanti del matcha, cazzi e cazzi, il sapore tipo è meno forte. Quindi anche per quello si sente poco il matcha. Prossima volta provo a mettere più matcha, meno latte e provo con del latte non di mucca. Amici, non ho più aggiornato il vlog. Non mi ricordo qual è l'ultima cosa che vi ho detto. Comunque ora sono le 11 ed è l'ora di andare a dormire, quindi andrò a dormire. Provo di nuovo a fare il matcha latte sperando non venga un disastro. È un po' che sto studiando, ma sinceramente mi sono esaurito perché, come sapete, odio studiare storia, quindi facciamo questo. Secondo me sta avvenendo meglio, cioè si sente proprio molto di più l'odore del matcha rispetto a quello che ho fatto l'altro giorno. Molto più buono. Sto continuando a berlo, vi giuro, è venuto buonissimo, cioè è buono come quando lo prendo in giro, se non più buono. E poi c'è tipo la schiumina sopra del latte che tipo si è mescolata col matcha, è tipo... troppo buono, l'ho preso col dito perché non ho preso un cucchiaino, non ho voglia di alzarmi, però... sono contento perché è venuto super buono. L'unica cosa che mi urta è che appunto il latte di mucca è buono, a me il latte di mucca fa paura. E non ho ancora comprato il latte d'avena. Però d'avena o comunque di qualsiasi cosa che non sia di mucca. Perché ho visto su TikTok che oltretutto è ancora più buono col latte non di mucca. E poi a me il latte di mucca fa paura, però... buono. Se c'è qualche esperto di matcha che sta guardando questo video e vuole consigliarmi un matcha che posso prendere tipo su Amazon o comunque non ci va tanto ad arrivare, scrivemelo tipo nei commenti. Non mandare il link perché se mandi il link non te lo manda, cioè ti blocca il commento. Però scrivimi nei commenti, sentiamoci, ecco. Ok, taglio i capelli. Tutte le volte è un trauma. Tagliati. Ora li taglio anche davanti. Ho tagliato. Sembra poco, ma per me è tipo un trauma tagliare, quindi... Ciao amici, è sabato, non ho aggiornato il vlog oggi, comunque sono andata al compleanno di Melanie. E... il compleanno di Melanie, da Sephora. Cazzo. A scuola, sono uscito con gli altri. No, li farò. Figa. Abbiamo... Oliver. Abbiamo... troia. Ora stiamo mangiando. Mi faccio la piadina. Conad. Tutto marco. Perché? Cado un po'. Guarda che bellini che sono. Ecco. Ah, questo si scende, però. C'erano le cose quando vai in carriera. I ravanelli fanno schifo, però sono così, così crunch. Cioè. Non fanno schifo. Non sono di un cazzo. Shh. Vengo, shh. Sì, dai, così più bene. Riempila. Vai, sta registrando. Devo controllare il script. Te lo posso giurare. Te lo posso giurare. Vai, cosa stai facendo? Oliver, stai fermo. Guarda che telecamera. Non, poi ne metti troppo, dai, per favore non farmi cazzare. Allora, questo vlog è bellissimo. Allora mettiamo un po' di polvere. Devi mettere la mano dietro. Ah, vero. Shh. Perfetto. Ho coperto l'etichetta, però vabbè. Perché qua fai il tè, poi faccio il latte e poi unisco. Perché? Perché si fa così. Perché? Ci metterà un po', perché è tanta acqua. Vai a mettere in pausa intanto. Perché? I'm using my own style. Perché? Perché faccio un bicchiere, mi metto un po' nel bicchiere e lo mondo. Se vuoi io faccio il mio bicchiere e ti fai il mio bicchiere. Stiamo cosando una litigata di peone. Pausa, pausa burro cacao. Oh no. Dobbiamo mostrare i capelli tagliati. Ho tagliato i capelli ieri, come sapete. No, fa un calcato. Ottimo taglio. Scalati anche dietro. Federico fai show style. Dai lati. Non lo so, ma secondo te monti il latte facendo.
quello non è uno stomaco, quello ti tritti. Gina, non farla qui, per favore. Una mangrovia dentro una palude. Filippo, ma è spicy questo macio? Ah, sì, è spicy. Se no non lo leggo, se non è spicy. Ah, ops. La mamma di Giacomo Bellotti. Ops. Ti stiamo facendo la candela da Giacomo Bellotti. Che schifo. La mamma molto prosthetic. Tutto sulla tovaglia. Voglio bere un uovo crudo. No, ma questo macchia un botto, vabbè. Capita, succede. Succede. Non lo so. Sì, ma un bicchiere un po' meglio, no, eh. Sto così. Vabbè, è venuto. Ora faccio gli altri. Dai, quale pensi a me? Oh. Basta. Posso rispondere? Posso rispondere? Questo è Filippo. Questo è Filippo. Quello è Filippo. Quello è Filippo. Siamo tutti Filippo. Non sapeva molto di buono. Ci ho messo il ghiaccio, così questa volta faremo un nice matcha latte. Oliver, puoi ver... Basta, basta, fermo, fermo. Mi fai guarda. Sto girando con il ghiaccio. Che palle! Metà del coso è andato via. Non saprà di un cazzo perché c'è pochissimo matcha. No, mi serve qua, devo fare una foto. No, devo fare anche una foto. Ma io la devo fare, io devo fare una... Ecco, l'ho tolta. Sa di erba. A me piace, ragazzi, ma lo so che sa di erba. Ma sapete, allora, fa male. Ascoltatemi. Sapete cos'è più buono del matcha? Gustarsi il matcha senza delle teste di cazzo che dicono che sa di erba. Oliver, che mi piace. Non sa di erba, sa di alga nori. Ma smetti. Posso ricambiare? Ho appena letto gli ingredienti del latte d'avena. Cioè, Oliver l'ha scelto per il packaging, molto, molto clean, molto slick. Però leggiamo gli ingredienti. Io li ho letti, mi sto sentendo male. Qua scrivono acqua, avena 10%, già dico latte d'avena, e poi il d'avena è solo il 10%. Terzo ingrediente, olio di colza. Olio di colza. Leggete. Leggete. Oh, è molto slick. Oh, metti a fuoco. Vabbè. Ragazzi, attenzione, sto inventando il dolce del secolo. Ghiaccio e zucchero. Comunque, keep reading. Allora, acqua, avea 10%, no, olio di colza, correttore di acidità, quindi fosfato tipo, minchia, minerali, sale e vitamine. Il problema, perché c'è l'olio di colza come terzo ingrediente se è latte, oat milk, latte di avera? Ciao amici, oggi è domenica, è l'ultimo giorno di questo vlog. Ieri ho fatto un po' di cose carine in realtà, però non ho registrato. Vi giuro, prossimo vlog mi impegno di più. Questo qua era un po' il primo vlog dell'anno, dovevo un po' riabituarmi. E non ho mai portato la fotocamera in giro, l'ho sempre lasciata a casa. E nulla, oggi pomeriggio studierò un po', editerò il vlog e boh, terrò la domenica un po' tranquilla. La prossima settimana sarà veramente il male, perché ho un milione di verifiche e interrogazioni, come sempre del resto a fine quadrimestre. E nulla. È tardi, il video è finito, io sto editando. Ricordatevi di commentare, seguirmi, leggere un po' cosa ho scritto nella descrizione, che scrivo sempre cose interessanti. E nulla, grazie davvero di avermi seguito fino a questo punto del vlog. Ciao ciao!